Dopo una lunga querela durata 6 ore, è stato esitato il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Caltanissetta. È stato approvato il documento di valorizzazione e alienazione dei beni di proprietà del Comune. Una lunga discussione tra maggioranza e opposizione sulle competenze dell'atto. Per i non addetti ai lavori, ogni commissione si occupa di una materia specifica e in alcuni casi la materia può essere di pertinenza di più commissioni, ovvero la famosa multidisciplinarità. E questo è stato il motivo che ha fatto scoppiare una bomba le cui ripercussioni sono durate 6 ore. La Presidente della Quarta Commissione Urbanistica avrebbe voluto avvocare a sé, cioè in commissione, gli atti riguardanti gli immobili comunali, disaccordo anche all'interno della stessa maggioranza. Alla fine, dopo polemiche infinite, l'atto è passato con 16 voti favorevoli, 8 contrari ed un astenuto, proprio la stessa Presidente della Commissione. Non sono mancate le azioni di forza del Presidente del Consiglio, Leila Montagnina, che in piena bagarre ha sospeso per 10 minuti ed ha convocato la conferenza dei Capigruppo. Secondo punto all'ordine del giorno, il piano triennale delle opere pubbliche, il famoso libro dei sogni. Una serie di emendamenti sulle strade, la sicurezza, i quartieri, le scuole, emendamenti giudicati irricevibili dagli uffici, nello specifico l'ufficio tecnico, ancora da discutere o meglio da incardinare il bilancio di previsione. Le note a margine di questo Consiglio Comunale, presente in toto ed anche rispettoso in linea di massima dei consiglieri, ognuno ha fatto parlare gli altri. Il consigliere di opposizione di Officine Politiche Gianluca Bruzzaniti si candida ufficialmente a capo dell'opposizione, oltre 10 e forse anche di più gli interventi durante la seduta di rompenti e di rottura. Amministrazione presente in ogni ordine di posti, rituale ed oltremodo inaspettato, il Consiglio è ancora in corso.